E da uno spettacolo all'altro, infatti a Pian di Massiano a Perugia sono iniziati gli appuntamenti con lo spettacolo Alcatraz, messo in scena dalla compagnia Psychiatric Circus a Perugia. Gli spettacoli proseguiranno fino al prossimo 14 gennaio, Capodanno compreso, come ci dice Elena Ballarani. Il carcere di massima sicurezza di Alcatraz è approdato a Pian di Massiano di Perugia, tra il Palio Evangelisti e lo stadio Renato Curi. Ma cosa succede dentro questo enorme tendone al cui ingresso campeggiano delle sbarre che si ergono così minacciose? Entriamo durante le prove, a poche ore dal debutto. È il nuovo spettacolo della compagnia Psychiatric Circus, che dopo il successo dello scorso anno torna con un nuovo, coinvolgente spettacolo unico nel suo genere. Cosa succederà su questo palco? Hai detto proprio bene, noi torniamo con il nuovo spettacolo, perché tante persone possono pensare che torniamo con lo stesso, invece no, è tutto nuovo, dalle scenografie, costumi, artisti e ovviamente la sceneggiatura, perché parliamo di Alcatraz, il carcere di massima sicurezza, che massima di sicurezza qui dentro non è niente sicuro, insomma, quindi ne troverete delle belle, ne passerete delle belle, anche perché partendo proprio da quello che è il pre-spettacolo, vi troverete avvolti da una strana sensazione che può essere i detenuti, possono essere i detenuti che comunque interagiscono. A susseguirsi ci sarà un labirinto oscuro molto divertente e poi l'entrata all'interno di questo meraviglioso tendone allestito a mo' di carcere. Lo spettacolo firmato dalla famiglia Bellucci Medini trasporta anche questa volta il pubblico in un viaggio spazio-temporale coinvolgendolo totalmente, ancora più ricco di effetti spettacolari e giochi di luci che enfatizzano le performance degli attori acrobati sul palco. E quello che ovviamente abbiamo puntato moltissimo quest'anno è le acrobazie circensi di una certa importanza, anche perché, come avete visto poco fa, loro sono provenienti dal mondo della Russia, ovviamente artisti russi che hanno scelto di venire proprio da noi e questo insomma ci fa molto onore perché sono artisti di fama mondiale, hanno vinto molti premi al Festival di Monte Carlo e non solo al Festival di Monte Carlo e quasi tutta Europa, quindi insomma siamo onorati di questa loro scelta, anche perché ovviamente a Perugia non poteva mancare una cosa così importante da parte nostra, cioè puntare su una qualità. Alcatraz è a Perugia fino al 14 gennaio, compreso il 31 dicembre, con una serata spettacolo per chiudere l'anno in maniera diversa. Sarà poi a Terni dal 18 al 28 gennaio, per chiudere la tournée in Umbria a Spoleto dal 1 al 4 febbraio. Lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni.